quando ti metti a cucinare devi trasmettere anche amore, ma soprattutto devi amare la cucina. Quando cucini, l'amore è l'ingrediente segreto. Agli altri stai dando una parte di te, della tua storia, i sapori con cui sei cresciuto. È un lento processo che dà vita a ciò che ti tiene in vita. Ho fatto questo piatto qua oggi perché tutte le volte che lo faccio mi ricorda mia nonna. Da noi si usa molto le domeniche perché le domeniche si sta in famiglia. Dopo una serata al ristorante, i piatti che hai mangiato te li dimentichi in fretta. Di quei momenti ti resta soprattutto la compagnia. Persone con le quali hai condiviso piatti, sensazioni, emozioni. Perché non hai soltanto fame di cibo, ma anche di affetti. Vedi le persone sorridere e pensi che oggi non è stato un giorno sprecato. Quando vedo le persone che mangiano, io mi porto delle belle sensazioni. Vedo le espressioni delle persone, si sentono bene, cioè mi dà molta gioia, perché sto facendo qualcosa di buono e anche per me è una cosa che mi fa stare bene. La giornata è finita, torni a casa e porti con te i volti delle persone, i sorrisi, un grazie che ti è rimasto impresso. Per qualcuno il tuo lavoro è stato il momento più bello della giornata. Tu hai dato agli altri qualcosa e loro hanno dato qualcosa a te. Un senso. Da qui tutto riacquista un senso. Il passato non lo puoi dimenticare, ma il futuro è il ricordo che lascerai di te. Tutte le volte quando vado a dormire preferisco non farmi una doccia, perché sentire l'odore di mangiare, sentire l'odore delle persone che mi sono state intorno, mi fa sentire una persona bella.